Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao Vale. Ci sei Vale? Bella raga. Ci siamo. Possiamo partire ragazzi, possiamo partire. Buonasera a tutti, Sierra 90 in servizio, due operatori. Tappa ricevuto Sierra 90. Ragazzi, ho cancellato le cache. Ciao Panda. No, non dirmi petta. Oh, sì, ci sono ancora le serie italiane. Ciao Panda, ciao carissimo. Tutto bene? Ok, mo mi è arrivato il messaggio. Panda! Minchia. Ma sì, dai, tutto a posto, Panda bello, tutto a posto. Sommato, mi sa che Panda forse non si ricorda chi attacca male. No, perché mi sa che a te non, non ti ha conosciuto. Così, sì, sì, Panda, sì, come no, può capire a Lion. Voglia, si sa chi sei, grande Panda. Ah, andiamo da questi qua a comunicarglielo, va. Arma dei carabinieri. Arma dei carabinieri e polizia di stato. Figurati se rispondono. Dopo già fanno. Arma dei carabinieri e polizia di stato. Eccoli qua. Buongiorno, vi comunichiamo che abbiamo due volanti in servizio. Se avete bisogno contattateci. Ok, ricevuto. Ciao, mi ritorno dalla mia zona. Vabbè, quelli fermi in banca. Sì, sì, lasciali prelevare. Fanno girare l'economia. Ah, raga, diteci se stasera volete che famo il carico di cemento. Sì, che raga. No, il live bisogna farlo una sera. Sì, sì, vale, vale, Panda. Stasera sì, mi sa che bisogna farlo il carico. Una sera bisogna farlo il carico, proprio bisogna farlo davvero. Dove giochi ora? Gioco su Italian Life RP. Non posso adesso, Peppe. Appena riesco leggo.
Dannamo, dannamo, boh. Tanto a nord mi fanno a nord, dopo scatenare la prima città. Sì, no, ti faccio vado andare. Fam... Quanti on ora? Fammi vedere. Ora, 8 polizia, un medico, un meccanico, un import, ma in totale mi sa che siamo, te lo dico subito, spè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 6, 7, 8, no, 20. 20. Comunque, ragazzi, sera voglio di... Ciao Marco, sì, la sera ragazzi siamo tanti la sera. Però se Ciao entrate a noi ci fa Marco. piacere. Ovviamente, raga, fate i bravi così, manco vi fermiamo. Sì, non fateci lavorare, vi prego. Noi stiamo bene anche a girare noi, eh. Tanto, raga, i soldi non ci dà mica l'arma, ci dà... Sì, ve li do io. Gli do io, quindi. Mi autofinanzio. Sì, Peppe è stato aperto da un mese. Come server? Ma è buono, ha del potenziale, tanto potenziale. Quello che mancano un pochettino, diciamo, sono i player. Però pian pianino ci si arriva, nel senso è giovanissimo come se avrà un mese forse, però è fatto bene, bug importanti non ce ne sono, è fluido, non pesa tanto, RP è buono, io mi trovo bene, nel senso nulla di particolare. È un server italiano fatto bene. Ci sono cose intelligenti, cose belle. Tipo questo concessionario qua che io personalmente non ho mai visto in giro. Ma ci sta nessuno vale, quindi cazzo stiamo qua a fermarsi a fa. Dove Te pensi che ci stava ancora lupo, eh? andiamo secondo te? Allora, fammi vedere un Se po'. no, prova a pensare, dov'è che ti posso mandare? Ah, thank you. Allora. Ciao House, di per sé non dovrebbe farlo. Il problema è che abbiamo scoperto da poco che TeamSpeak e Toco VoIP hanno litigato. Perché non sono. E non so se vi ricordate, qualche anno fa, FiveM e Rockstar avevano litigato di brutto. Infatti c'erano dei disservizi. Stessa cosa sta accadendo con TeamSpeak e Toco VoIP. Infatti lo staff sta pensando di prendere un altro metodo. E infatti hanno provato e funziona. Non dà problemi perché io sono dentro e non sento nulla. Io a me non ha mai spostato. Lo fa a poche, a una, due o tre persone, ma non a tutte. Io ragazzo sono sempre dentro, sono tranquillo, non mi ha mai creato problemi, zero. Sì, ma non è tutto il suo problema, il problema è solo No. di quando entra la gente che si sente... No. Allora, per Sì, togliere quando la gente entra, raga, dovete fare, mo vo dico. TeamSpeak self sound pack sound disactivator lì quello che è, sapete che io con l'inglese ho un rapporto particolare, quindi io non sento niente, RP lo faccio tranquillamente, non ho problemi, lo dà a te questo problema perché di per sé non lo dà nessun altro. Boh, Auso, io non lo so, se tu hai questo problema vai in assistenza, però sei il primo che sento, a dirti la verità. Sentivo qualche settimana fa un altro ragazzo, ma uno, e tu sei il secondo. Io non ce l'ho. Vale, tu hai questo problema? No, adesso no. ma io non ce l'ho mai avuto. All'inizio sì, ma devi provare a riscaricare la versione del Tocoi. Se trovi questo problema, Io se non non lo ce l'ho mai avuto. sposta. Personalmente non ce l'ho mai avuto. Vedete anche voi, raga, sono in live, ho fatto già un po' di live. Vedete anche voi che in un'ora di live a me non è mai successo. Quindi non è che. Boh, a me personalmente no, non è mai successo. Io però ho riscaricato la cosa di TeamSpeak perché non ce l'avevo più, tutti quei plugin. Provate anche voi, nel senso. No, io in estate, raga, proprio mollo tutto. Io in estate mollo tutto e riprendo a settembre a fare qualcosina. Poi non sapevo dove andare. Poi ho trovato questo server qui, mi sono messo a giocare qua e non è che faccio più le live come una volta tutti i giorni, assolutamente no. Perché non ho più tempo fisicamente per starci dietro.
quando posso volentieri, quando non posso non le faccio. Infatti l'ultima live che ho fatto è stata al 21, siamo al 23. Ma anzi che Jimbo Sì, è uno dei no, pochi che le fa giusto. le live. Eh? No, dico tu, infatti sei uno dei pochi che fai live, sono l'arte tutti video. No, io quello che riesco a fare volentieri, però raga non è che sto qua tutto il giorno come una volta stavo attaccato dalla mattina alla sera, adesso se posso sto attaccato dal pomeriggio alla sera, non ho niente da fare, se ho qualcosa da fare raga no. Regà, mo non è più uno scansafatica, mo lavora, mo c'hai Sì. cose. Real life è stato, modo dico, real life, quarantena 2020. Ciao ragazzi. Chi è? Ciao, sono in live, tra parentesi. Quindi si deve dire qualcosa. Certo. Eh? Sannato. No, ma no, che non è chiaro. No, sono qua. Sami. Ah, Ah, Sammy, Sammy. sembrava albero da pure. Allora, Real Life è stato in quarantena. No, Terni. Prima dell'estate, però. No, fermati un attimo. L'idea di Real Life è nata a ottobre-novembre 2019. Si è concretizzata a febbraio 2020. No, no, c'eravamo già in quarantena, ragazzi. E poi in quarantena verso marzo Ah, no, esploso. prima, No, perché la raga, prima no. versione è prima. No, perché io il 28 febbraio compivo gli anni e non c'era ancora Real Life. Ma cos'era il live? Era un vecchio Sì, vabbè. server che io ho girato tanti server, tralasciando che vabbè, tralasciando che era il mio, era il mio nel senso che facevo parte dello staff, era l'alternativa reale ai server importanti. Sì, che fa? Mo' fermiamo che sta ancora un pochetto. Namo, io mi ricorderò sempre quando una sera un server potentissimo della community italiana, Sierra 90, effettua un fermo verso Paleto, sull'Aurelia. Ma l'altro c'è un macro Mercurio Mercurio. della 19. Che ha Sta detto? qua? No. Noi andiamo presso il garage Sì, centrale. tranquilli ragazzi. Spenga il motore. Vale, sei pronto, eh. Ma? Buonasera. Buongiorno. Buongiorno. Giorno, mi sente? Oddio mio. Sì, la sento. Ok. Mi dà patente e libretto, per piacere, Certo, subito. Oddio, ma è lui? eh? Non lo so chi sia. Tiro fuori la Non lo so neanche patente. Certo. No, beh. Mi sembra conosci. io. No, io volevo venire a giocare. Ok. Ok. Va bene, un Certo. attimo che controllo, rimanga sul veicolo. Come si chiama? Fammi indovinare. Arelli e Matteo? Esatto. Arelli? Aspetta, vado a vedere. Hai ricercato? Per? No, sto scherzando. Coglioni, non mi fate lavorare, raga, eh. Boh, dico. Non mi rompete le palle, perché... Vedi se è schedato almeno. Arelli. Non c'è sta. Quindi non è manco schedato. No, infatti io Matteo. non l'ho mai fermato. No, non c'è. Perfetto. Lo schediamo subito. Arelli. Matteo. Di nascita 30 07 1990. Perfetto. Mamma mia, dietro si apre di questo. Ok. Via. Comunque, questa è la giunta più bella della polizia di storia. E No, qual è la ah sua no. patente, signora Relli? Prego, Grazie. prosegua. Ah, Arrivederci. posso andare? Sì, tutto a posto. Arrivederci. Arrivederci. Cioè, tu gli hai detto prosegua quello. Posso andare? No, guarda. No, fermati. Ciao Rick, ciao ragazzi.
e ricontinua pure. Vai, non so. Poi stavo dicendo, Real Life era l'alternativa veramente ai big di quel periodo. Io mi ricorderò sempre una sera che un server big italiano era 58 player, ma era un big, big, e noi eravamo a 7, ma che sapevano fare P. E noi eravamo a 71. Quella sera lì, raga, quella sera lì, davvero. Ma casino su casini. No, nessun casino, perché giocavano bene, sapevano giocare, le fazioni erano rigorosissime, perché volevamo portare la scuola che avevamo fatto, che avevamo imparato io, Luke e tutti gli altri, una scuola importante dove non si imitava realmente la realtà, cioè davvero cose reali, la gente si impegnava, giocava, ci si divertiva un mondo, e era un server davvero che dava tanto. Per svariati motivi poi abbiamo chiuso, però vabbè, è stato bello e ci siamo divertiti un sacco. Beh, il bello è che l'abbiamo pure riaperto, solo che è rinata uguale come prima. Però non lo so, perché io poi non lo so, perché io non c'ero più, quindi non so se hanno riaperto, se non hanno riaperto, come è andata a finire. Comunque questo si è fermato qua, non so se c'è stato qualcosa qua. Dove si è fermato? L'area di Matteo. Non l'hanno ripartito. Vai, Vale, vai. Ecco, vabbè. Al 121. Fermati, vai. Vai avanti. Fai il giro, fai inversione qui. Vabbè, Fermati qua dietro la rotonda, dietro la curva, fermati. Fermati. Qua. Vabbè, vai, tanto ormai siamo fatti vedere. Tanto ormai quello si è girato. No, secondo me è tornato indietro, vai. Ho detto non ci sta più là. Vabbè, entra comunque qua. Non lo so, veramente ha fatto così. Fermati qua, scendiamo un attimo. Diamo controllo quella zona qua, va. Che mi devo slasciare la cintura. Ma qua già c'ho giocato un sacco di volte. Qua i bagni ci sta niente. I bagni ci stanno. Per qua tocca portare un po' di sabbia. Vabbè, di che è successo? Qua. Grazie Zera per il follow, grazie caro. Che fa il ferro? Ha benzina qua. Comunque Gide stava a dire, fai aggiungere mercurio ai volanti nostri. Oddio. Vabbè, andiamo a fare un controllo locale sotto. Ah, ho capito, alla locale. Sì, no, ci sta già la polizia che fa la locale. Ecco, mo sono sentito, hanno switchato. Aspetta, com'è che mi ha detto che si faceva? Self. Self? Sound. Sound disactivated. Sound disactivated. Sì, è ni gas e luce. Oh raga, io con l'inglese proprio c'ho le cartoline, guarda, devo comprare una cartolina. Ok. Da spedisce a tua nonna. Vabbò, va, andiamo, se ne c'è sta niente interessante. Sì, ma non mi spigne. No, non stavo a comprare niente, stavamo facendo un giro perché... fermati! Che hai visto? Pensavo fosse un cancello questo qua. Però fermati un attimo. Scusa, ma invece qua dietro... Eh. Ne
che c'è sta una porta, perché vedi qua su tutti i presenti laboratori qua è dito. Cioè, ma non stanno qua perché lo so che poi l'ha nascosti bene, sì, a volevo punti. Beh, ma non è che mi interessa, tanto manco si possono trovare così. Però per vedere questo non ma, che cazzo ha fatto? Perché tu da lontano non li puoi vedere perché no, ma manco se li vedo, a me non mi interessa, tanto non si possono trovare anche se li vedo. Anche se lo vedo io non è che trovo. Vabbè, va, andiamocene. Ci sta un cazzo. Ma io che sta mezzo là dentro quel. No, non c'è dentro niente dei bagni. Non c'è. Tu te lo ricordi qualche punto di real che posta qua? Aspetta, qua sotto, mi sa. Sì, ma però lui era quelle parti qui, cioè. Aspetta, no, non era qua. C'è stava una strada che andavi sotto. Non era qua. No, la strada che andavi sotto no, era no. È questa qui. Più avanti, più avanti, più avanti. No, no, ma chi è? Ma... Sta laggando la live, raga? No. Io la vedo finita. No, no, no. Io la vedo pulita. Rick scrive lag. È lui che lag, è lui che scarica. Lui... cavolo che è buono. E niente pubblicità. Bene. A me prima pure mi dava pubblicità, ma non lo so. Quanti player adesso? Mo' ve lo dico, aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15, 6, 7, 19. Già è che è sceso di uno, guarda. Puoi scendere anche di qui, a sinistra, eh. Queste sono le barche, andiamo a vedere le barche. Sì, certo. Infatti che... era... Ca' Giulietta piano, qua. Piano piano, infatti, andiamo. Piano piano. A doppia pubblicità, eh. Oh, no, bene, no. Bene. Piano piano, fammi fare un VM, sennò qua. Subito qualcuno che ti dice qualcosa. Sì sì, infatti. Ma sono andato pure qua a controllare l'altra volta. O sta su, qua sull'isola, solo che sì, ce l'ha barca. Sì, ma non c'è nessuno qua, andiamo se ne vale. La cosa è che vedi sta qua sotto, vedi il lato c'è sta il blip per le barche. Vabbè, però non ci sta nessuno, vuol dire che ci sta nessuno comunque, se no. Credo se non lo sanno manco loro dove stanno i punti. Namor al punto giusto per piacere, va là. Anzi, andiamocene qua prima. Perché raga, noi abbiamo un unico punto sulla mappa. No, l'hanno trovati. Sì, ma sulla mappa c'è solo un punto. Tutti gli altri sono nascosti. Perché? Perché ce ne sono una marea. Una marea. Ce ne sono una marea. Comunque quando era, mi ricordo se prima ieri sera gli stava di. Apparente che era over. Ti ricordi il lato c'è il campo rom? Che là te da non puoi acquistare. Ma infatti sto andando lì io. Io prima gli ho detto, ma non è che sono questi, diciamo, punti, insomma. Lui mi fa, possono essere. Oh, anzi, andiamo direttamente qua, va là. Questo qua segnato sulla mappa e buon viaggio. Con una 3060? Dai che tra un po' a dicembre tocca pure mettere la neve qua, sennò a te sì. Te regge manco così fiera con figura musicale. No, ma non è che non mi regge. Ci sono dei momenti che faccio fatica, però il computer, ragazzi, cioè, che vedevo di. Ma ragazzi, alcune volte c'è tiro una laggata. Adesso fammi andare a vedere la gestione video. Dell'attività. Tipo io adesso ho la CPU, ragazzi, al 99%, Anch'io, io ce l'ho sempre al 99% e faccio massimo 82 gradi, 83. I gradi come si vedono? Il computer esplode. Fai F8? F8? Aspetta, che sto guardando la live e va un po' in ritardo, quindi... No, ma i gradi di solito, aspetta, dov'è che c'è dettagli? No, non è dettagli, tipo, hai presente quella roba che si vede in alto a sinistra? Ma com'è che fate ad attivarla voi? Che io non sono mica buono, Devi attivare due robe, due quadratini. Come fai? F8? Aspetta, te lo dico io che l'avevo fatto e poi l'ho tolto perché mi davano fastidio. No, questo F8 sì. Ecco, adesso... Overlays, drop FPS, guarda, GPU, guarda, 73 gradi, GPU 99, CPU al 63, ping al 28. Guarda. Da quello dove vedi. Sì, ma guarda quanto sta andando, cioè... Non è che stanno qua i campi da arance. C-
cioè, guarda, ma quanto sta andando. Noi c'è un campo qua, sinistra, sinistra. No, sinistra. No, no, vai, no, vai, 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 no, no, vai. Ah, ma te credo, te me lo dici un'ora prima che me. E vedo la live che tipo. Sì, è messa apposta. La città, io vedo è messa apposta, eh. Ho messo io quell'impostazione lì. Perché? Perché così per non possono fare strip snipes nel metagame. Perché loro possono anche andare, ma tanto io non sono più lì. Sami, aspetta un po' questo qua che è appena entrato, il pandino siciliano. Ecco. Sì, magari ti sistema un po'. Io sì. Ah, vero, c'è ancora questo problema della connessione. Quindi ne è. Tutto, Sierra 90 effettua un controllo al punto segnato sul navigatore della raccolta della marijuana. Tanto gira. Buongiorno. Stavo a dire, tanto se in live sentono che stiamo andando per dire qua la marijuana, lo sanno perché hanno sentito. Sì, ma tanto non ti preoccupa. Perché lo veniamo a scoprire prima? O no? No, loro lo vengono comunque a sapere un attimo dopo, quindi loro lo vengono a scoprire adesso, dovrebbero sentirlo, no? Mm-hmm. Ecco, e io sono già qua. Pure... Però è molto in ritardo, eh? Infatti. Quindi se qualcuno è qui dovrebbe partire adesso, si sta ascoltando la live. Ma non mi pare che ci sia nessuno. Tanto, ma quando vuoi che ci trovi qualcuno? Perché l'arte è quello che si conoscono altri punti oltre a questo, perché sanno che tanto sì. L'unico visibile sulla macchina sulla mappa è questo, quindi. Sì, l'unico piano visibile piano. È questo, quindi loro se vogliono lì. Sì, ma visto che la polizia lo fa comunque, lo facciamo anche noi. Molto semplice. Che fai? Ma qua ci dovrebbe stare G, ti ricordo qua ci dovrebbe no, stare. No, no, la polizia lo fa, la polizia lo fa e come lo fa? Vai, vai dove te pare, Vale. No, sto leggendo quello che sta scheric. Meno male che non si poteva andare ai campi. Lo fa, lo fa. Io ci dovrebbe. Aspetta, forse qua ci dovrebbe stare qualcosa, no? Ah no, mi interessa, Vale. Non andiamo alla ricerca del punto sperduto. Andiamo. Andiamo dove? Qua è bello. Ste 20 persone, ando stanno. In giro non ci stanno. Andiamo a fare. Infatti. Andiamo. Fare un controllo. Andiamo. Porto, andiamo prima al porto al porto porto merci, poi andiamo all'aeroporto e poi andiamo al porto civile spiaggia. Dimmi un po' che strada fa questa d'autostrada. Quella qua non te pare. Sei d'ingazzo, 10 km ho girato, aspetta, moto dico banda, se mi vengono in mente. Allora ho girato. E che so, dove Italy mi pare? Regium. Poi, non sei stato... Italian, un altro Italian. Italian, una roba simile. Poi. Questo. Ce n'è stato ancora uno o due di mezzo che non mi ricordo più il nome. Ma ne eri ritornato su Italy pure te? Dopo no. No, prima di Regium. No. Ma non ci stiamo scendendo, però io ti seguo da quando tipo... Chi? Non so, da io, Sammy. Da quando è che mi segui? A te. Ti seguivo da quando giocavi in... in che server giocavi, non mi ricordo. Però era tanto tempo fa. Allora, se erano le prime live che facevo, era... Italia Flatland. Lì, raga, io ho fatto io... Lì ho vissuto la mia... il mio primo periodo di RP. L'ho fatto lì con Lupo. Caserma Nord? Quello che c'era la caserma Nord? Quella che c'era la caserma Nord? No! Sì, dei carabinieri, la caserma Nord?
Ah, allora tu eri nella 2.0 di Flatland. Non ero nella 2, io ti seguivo nelle live. Sì, però la caserma dei carabinieri l'hanno messa. No, aspetta, nella 1.0 di Flatland. Quindi dopo un po'. Oh. Allora, allora sono tre anni buoni che mi segui. Ah, oggi, ma invece scusami, Panda dov'è che faceva il generale? Panda dove faceva il generale? La finanza. Andrea, non da noi, mi ricordo se su Real Life o su no, Flatland. Su Regium doveva essere. Ah no, su Real Life. Finanza. Dove ti ho incontrato? Forse sulla pontina avrà incontrato. Ecco. Sì, Ludo l'ha incontrato sulla pontina. No, che serve del incontrato? Guarda, quale li ha fatti passare tutti? Io provo tutti. No, tema di un giorno. Ciao Emanuele. Quando giocavamo insieme in quel server, non mi ricordo il nome. Ah, che stavamo in polizia di attesa? Ah, no. Mi sa di sì, mi dice il nome. Ah, in Italia Roleplay stavamo noi. Ah, no, ecco, forse è lì che ci siamo visti un'altra volta, Vale. Ma quello di Pietro? Sì, no, no, allora lì no. Io ma no, io mi sono fatto bannare. Ecco. No? Sì, perché abbiamo litigato io e Pietro. Vabbè, lasciamo stare particolari. Lasciamo stare particolari, eh? Sì, sì. Beh, a me mi hanno cacciato dalla Pietro. Andiamo avanti, lasciamo stare particolari. Sì, sei un grande Pietro. Vabbè, ognuno ha le sue considerazioni. Vabbè, le gran macchie. Ah, no. Di quello io ne sono assolutamente convinto. No, a me piace un botto le sue macchine. Poi stavo in polizia, ma non proprio là. Al conto mio, Pietro, nel creare veicoli, è un genio indiscusso. Ah, G? No, vai questo. Dritto. Però dito. Io posso NMG, però... Non lo so, quello non lo so. ZMSG, quelli sono dei Italy. Qui. Poi c'hanno dei veicoli della Madonna, però. È uscita la nuova Seat. La Leon, quella là, tipo... più lunga proprio. Aspetta, non voglio cosa. Comunque non è che va tanto indietro, guarda che siamo là, vedo che siamo sotto il ponte qua, stiamo. Ditemi quando fa vedere la pubblicità, ragazzi, eh? A me ancora no, ma l'ha fatto vedere prima, mobba. No, perché se è tanta vedo cosa posso fare per toglierla, perché perché entriamo pure togliete da Twitch la pubblicità. Un po' sì, mi sa. Ma perché ti pagano tipo se metti la pubblicità nel... Sì. Prima della... Ma? Sì. Cioè non è come YouTube, che YouTube te la mette poco. Tutti i video. Giro poco nessuno. Tu adesso mi dici, sono due polizia, no? Meccanici 1, import 2. Vedete perché ho 60 milioni di... Sì, il Barlesque aveva... Ma dove sta il Barlesque, là? Sami? Dove sta il quello Barlesque, là? A me ma la non sta la pubblicità, eh? Ma non sa 20 capito. Secondi, G. Quella di Amazon. Bene, bene. Non l'ho mai capito dov'è quel Barlesque, come si chiama. Buono, raga, fate pubblicità, fate. Bravi, se avete che donare qualche bit o buonamente, raga, sappiate che io cedo qui. Se avete Amazon Prime non pagate neanche, pensa a poter. Ah, raga, donate, così Jumbo si fa un nuovo computer, poi parte la live ogni giorno, poi. Ciao, per farmi un nuovo computer mi servono dei soldi. Devo lavorare... No, dai. Sì, solo per la scheda video devo lavorare un mese. No, dai. Dai. Sì, devo lavorare un mese per la scheda video. Ma poi manco, ti è facile il volontario là. Sì, ma io lavoro anche in un bar, però poco. Quindi te l'hanno praticamente. Eh no, perché lavoro poco, quindi. Cioè, non ho capito, vai a lavorare là e poi lavori a 118 gratis. A gratis. Eh sì. Ma tu dai che faccio il 18. Cosa fa il 118? È l'ambulatore.
Ah, non sei volontario tu? Eh? Aspetta, non sei del volontariato? Sì, però faccio volontariato su monitore. È bello? Beh, dipende se ti piace. C'è da studiare un bordello, però vabbè. Ah, c'è sì, pure ma manco sì. Te pagano, c'è pure da studiare. 120 ore di corso. Sono 120 ore di corso più 2, 3, 4, 5 esami. E li hai fatti tutti? La metà. E li hai passati? Che è successo? Grazie Terminator per il follow. Mi sono messo a posto qui ci buttarci un po' di soldi. Se vuoi anche buttarci un po' di soldi sul mio, mi fa un piacere. dimmi Panda. Sami? No, dicevo. Tipo devi ti chiamano loro quando succede qualcosa? No, allora tu hai un turno prestabilito la settimana, ok? Ah, ok, posso. Tu durante la settimana hai sempre quel turno. Poi, essendo che in Lombardia sono divisi a metà due settori, cioè soccorritore di emergenza e soccorritore TSS. Soccorritore TSS sono i trasporti sanitari semplici, dimissioni, visite di persone, trasporti da un ospedale all'altro. Quelli vengono giorno per giorno, cioè ti chiamano, ti dicono guardi che io settimana prossima venerdì alle 18 devo andare da Brescia all'ospedale civile, potete venirmi a prendere, va bene. Ora si cercano i volontari che vadano a fare questi servizi, no? Serve l'autista e un soccorritore, quindi in due. Principalmente ci sono delle persone che fanno solo questo e quindi in automatico riescono a coprirle. Ad esempio io giovedì pomeriggio, ci sono tanti servizi, tanti, non riescono a coprirle, mi hanno chiesto se potevo andare a dare una mano. Io vado giovedì pomeriggio a fare questo trasporto. Non è emergenza, però è un servizio. Scusa, ma ti fanno studiare, ti fanno fare l'esame, poi ti danno manco un attributo, qualcosa? No, niente. Tipo per la maturità ti danno 10 crediti. Guarda che non sono pochi la maturità, 10 crediti, Scusa, ma te facevi il culinario? Sì, ho capito, ma tu fai conto che l'esame di Stato, scritto, l'esame di italiano, vale 15 crediti. Ok, la proporzione è questa, 15 crediti l'esame di italiano, 10 i crediti dell'ambulanza, cioè per farti capire. Siete invece quello di matematica? Quello di matematica invece? Sai che non lo so, ma anche perché non ce l'ho l'esame scritto di matematica per quello che faccio io. Fortunato. Cioè scusami, io che faccio il cinematografico, no? Qui l'esame scritto che ce li ho, cioè che ce li vedo invece. Avrai italiano sicuramente. Lingua inglese sicuramente. Sì, che in inglese vada un po' a merda, però vabbè. Avrai italiano e trasversale per tutti. E prova inglese sicuramente. Presumo. Quindi matematica può essere che non ci sta l'esame? No, matematica può essere che ci sarà orale. Essendo matematica orale ti chiedono se hai. Ora, il programma di guida di matematica è riuscire a fare. Cazzo è una funzione, sì, riuscire a fare una funzione. E ci vuole tipo per fare un esercizio ci vuole un'ora. Eh sì, perché sono 7 passaggi da fare, di cui ogni passaggio ci sono. Ma scusami, tipo noi adesso abbiamo fatto il compito di matematica, no? Stiamo a fare praticamente condizioni di esistenza, trinomio speciale. Il dominio stai facendo. Però ecco, praticamente quel dominio lì, compito, però tu come scrivi il dominio? D uguale 3 fratto 4. No, non è dominio, a noi ci fa dire che x è diverso da. Ciao Neocram. So, grazie di farlo. Da sì, meno, ok. Ne so, Ok, però ti fermi lì, giusto? Il colonnello Gonzales esce dal servizio. K ha ricevuto buon riposo. Nel momento in cui tu fai invece quello che faccio io, tu devi calcolare il dominio di un'equazione, cioè di ok, però come? Mettendola anche su una linea temporale. Ti faccio l'esempio. Le parentesi quadre hanno un loro ordine. Tipo, sì, io trovo due numeri, faccio l'esempio. Meno 5. Sì, vabbè.
se trovo l'equazione. Vabbè. Se trovo l'equazione più 5 meno 5, questi sono i miei due. Io metto su una linea temporale meno 5 più 5. No, fermarti, vale. No, mi sto effettuando un fermo. No, volevo adesso comunicare. Vai, vai. Meno 5 più 5, no? Tu devi scrivere che il dominio è. Cioè, aspetta, il denominatore in teoria deve iniziare. No. Quello è il dominio normale, ma questo dominio qua è diverso. Tu ad esempio devi scrivere. Escluso meno infinito punto e virgola meno 5 escluso unito a escluso non ci sta una fa sta roba più ci 5 sta punto e virgola più infinito escluso praticamente il trino è sì trino però è speciale, quello che tu farai in quinta sarà tipo una roba del genere, poi devi fare le ascisse e poi devi vedere se è una simmetria pari o dispari, quindi devi mettere f che è uguale a x e che è uguale a f meno x. Vabbè, senti poi, cioè, un po' così, ma non gli allora. Fai una cosa, ma sta roba mi spiegando magari un'altra volta che non sto live. Pensavo che faccio matematica. Ho fatto perdere 4 aspetti, prima stavi a 9, ma sta 5. In verità sto a 6, però va bene, non c'è problema. No, a me dice 5, però. A me dice 6. Ah, regà, chi c'ha ragione? 5 o 6? Faccio presto riconto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In verità. Ma senti un po', no, non mi sta a far vedere. Ok. Sì, allora, però andiamocene. Stiamo qua mica a mezzo alla strada. Ecco, ma adesso mi dice 6. Ma? Da quando c'è sto locale? Vabbè. Sì, ma non fanno niente oggi, non c'è manco una rapina. Di solito fanno rapine a go-go. Io ho visto che è entrato Omar. Ho visto che è entrato Omar, però non so se ci sta dentro pure Ricky. Oh. Ho detto che non ti conveniva falla. Tanto non si sta a fare niente. Ma poi tipo, no, praticamente mi sta a vedere parecchio tempo fa, no? Una live di uno dei Italy. Cosa me ne sa? Jerry, sì, Jerry. Ferrari, no? Praticamente sta a fa... Ma? Vai. Quindi va? No, ma con karma, Sì, ma... Vabbè. Sierra 90 effettua un fermo di un veicolo, non si sa, su un marciapiede. Aspettalo qua, vale. Facciamo così. Com'è che si fa a mettere l'emoji? Mi dimette. Giorno. Oh. Buongiorno. Come va? Tutto a posto. Ah. Ma sta a posto, quindi è andata bene la giornata. Non so. Ha visto che ha fatto? Cosa? Vabbè. No, non so. Cosa? Che ho fatto? No, non lo so se me. Ho parcheggiato un attimo il motorino per andare a prelevare i soldi che sono appena arrivati. E praticamente sono ritornato. Va bene. La prossima volta guidi con più prudenza. Ah, sì, perché forse stava andando a 110, no, scusa. Forse. Quello. Ha fatto un taglio, è andato contro mano per pezzo. Però vabbè, vada. Vabbè. Arrivederci, vada. Senti un po', ci stanno a chiedere l'avvocato col procuratore in questura, non è che me devono far coso? No, io non c'entro un cazzo, non voglio non mi dicano niente a me. Non dobbiamo farlo oggi, il coso? No, è messo a venerdì, mi pare. No, no, ieri ci sono venuti a dire che dobbiamo fa. No, è un altro giorno. La scorta al procuratore. No, oggi, però di quelli dell'armeria. Non c'entra cavolo quelli dell'ospedale, quelli dell'armeria. E fanno il processo oggi? Eh sì, c'è scritto pure l'annuncio. Sì, però... oggi. No, non si sa, però non si sa che ora. Il processo è posticipato al 23. 80, Norbe 19, aspettiamo un fermo in piazza centrale. K ricevuto. Magari andiamo un attimo a chiedere, perché non si sa l'orario, sì. Hanno scritto il 23. Però la Sierra 90 si reca un attimo in questura polizia. Lagga tutto, sto laggando, raga. Copiato. No. Boh, raga, io non so che dire.
Ma? Sammy, sto laggando? Pronti? Eh? Aspetta. Vediamo. Comunque c'è sta righi là in mezzo. Ecco, pubblicità, no? No, ragazzi, fermi, non è che... Perché voi la... vedete che io laggo perché mi fermo, si ferma il gioco, è quello che intendete? Sì, Jimbo, stai laggando. Sto laggando? Sì, Jimbo, sì, anche troppo. E la madonna. È la live, sì, mo sto bevevo io. Oh, raga, a me dici che io qua non sto laggando, eh? Adesso sta ripreso. No, proprio mi dice che io non ho laggato. Zero. Proprio 0,0% mi ha dato. Hai proprio andando a scatti. Perché io vado, vado su Discord a vedere quello che sta succedendo, no? E poi rientro in gioco e quindi mi fa quegli scatti lì. Ma non è la connessione. Cioè, perché mi dà fotogrammi persi 0, tra parentesi 0,0%. No, mi esce, proprio quando deve rompere i coglioni quello esce sempre. Andiamo a vedere, va. Te dimmi se laggo. Sì, sì, io guardo la live. Caga cazzi, io qua. Oh. Sì, 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 sì. Oh! Stanno qua sotto, stanno... Oh! Stanno qua. Ma... qua è aperto, però di là è chiuso, mo, guarda, eh. Che sfiga che abbiamo. Mo, guarda, è qua chiuso. Ma è aperto, aperto. Andiamo, andiamo. Serve qui, arma di grado. Cosa, colleghi? Salve. Abbiamo visto il vostro annuncio. Buonasera. Sulla città, buonasera. Ma è per il trasporto di che si parlava ieri? Scusa? No, abbiamo visto che voi avete fatto un annuncio chiedendo al procuratore avvocato. È per un trasporto di cui si parlava ieri? No. Ma tranquillo, due o due allievi. Ah, perfetto. A posto, grazie. Saluti, buon lavoro. Ah, una cosa. Oh. Primo dirigente e un altro collega si sono licenziati. Scusi? No. E perché si sono licenziati, scusi, mo? Non l'ho capito io questo, però comunque se li fermate, sappiate comunque che non sono in borghese o stanno facendo altre attività pezzi giudiziaria. Andiamo bene! Coglioni, vabbè, saluti. Chi si è licenziato? Si è licenziato Matteo. No, muoio di questa cosa. Sì. Per quale motivo? Boh. Aspetta, va un attimo in macchina, voglio un attimo, ecco. Vediamo. Non ti muove da qua, Vale, stai qua in vocale con me, però. Sì, sto qua, voglio solo vedere un attimo che stanno a fare. No, ma anch'io voglio andare a vedere. Ecco, adesso non vedo più un cazzo. Di nuovo. Ah, ecco, mi ha scritto il messaggio. Sì, questi, a poliziotto, vieni qui! A poliziotto! Anche sì, Luca sì, si è tolto dal database, cioè si è tolto dal non so. Ah, ma tanto, mo se li becchiamo li fermiamo. Ma chi è Luca? Perché è troppo casino, mi ha scritto. Se non lo sa gestire non è colpa nostra. Cioè, no, nel senso, io non ho mai visto... Vabbè. Tanto, mo, andiamo a le cerchia. Ognuno fa le sue scelte, raga. Ma sì, perché si vede che adesso faranno su qualcosa di non tanto legale. Lo scommetti? Scommetto tutto quello che vuoi. Ma sì. Sì, vieni al culo, sì. Vieni al culo, scusi. Così. Vai avanti, collega. Niente, mi diceva avanti quell'altro. Oh, ma guarda che te meno, eh. E niente, da questo. Ah,
Vabbè, mi sa che questa macchina è proprio più gente, mi sa. Dici? Sì. No, no, lascia perdere, ci vuole far parlare su. Vabbè. E che famo la coda? Aspettate. Ma chi è che sta parlando? Ma? Ah, over sono in live, eh? No, oddio. Contieniti, ti prego. Ti dico solo lascia aperta. Ma? Cosa? Contieniti che sono in live. Ma chi? Tu. Io? Sì, tu. L'ha chiesto. Ma chi è che sta parlando, mo? Il signore, il capo supremo. Ah. Vale, non fermare nessuno. No, Lascia di fare, lascia di giocare, se no se la fare in culo tutti, non mi fate lavorare. Fin quando non fanno cose evidenti. Guarda che stanno a fare. Vabbè, stanno correndo un pochettino, ma che vuoi fare? Cioè. Tanto corrono comunque. E dai la multa, corrono comunque. Quelli suonano, quelli. La polizia sa suonare. Suona solo la polizia, qualcuno. Suona il cazzo. Da mattina alla sera. Beep. E continuo a suonare. Io nel frattempo ho 28 panini. Kimba, se va bene, ti rimetto lo zainetto. Andate a mettere richiamo. Sono dalle mie cuffie che fanno quel rumore qui o anche ve lo sentite? Sento pure io. Ah, ok. Avevo il telefono vicino al microfono. Ah, ti fanno interferenza? Sì, sì. Andiamo qua. Vedere se c'è sta qualcuno al tunnel. Andiamo al tunnel, tunnel. Cazzo, sono volito dal tunnel. Vabbè. Che cosa? Che volete? Salve! Vabbè, ci siamo invertiti i ruoli, signore? Non so, tutto bene? Tutto bene? Sì, perfetto. No, noi stiamo benissimo. Ma quell'altro che mi raccomando, cinture, limiti di velocità e semafori, Certo. Sì, immagino. Sì, non te vorrei dire, quello c'ha la maschera. Non te vorrei dire, ma quel guidatore c'ha la maschera. Ma scusa, già pronto a stappare. No, non c'era la maschera. Il guidatore sì, io vedo che ha la maschera. Poi io no, io vedo metà maschera, metà no. Vabbè, saluti. Bob. Ah, ma tanto fanno casino comunque questo. Ah, oh, c'è sta qualcuno, ma apriti. Oddio, adesso vedo di nuovo le palle di luce folgoranti. Ti mi assilano gli occhi. Namosene. Oh, raga, vale un pericolo a guidare. No, chioda in una maniera che voi non avete idea. No, luci, fidati che l'ho già sperimentato. Perché ti ha portato in carcere qualche volta? No. Ah no, lì no. Beh, allora. Arriverà a breve questo momento, dai. Sì. Se non finisco fuori la macchina. Vabbè. Senti un po', ma il fatto là da bene, no. Vabbè, di modo. Però, over, noi siamo indecisi ogni tanto se fermarti, Va bene, basta che mi fai sapere. Ecco. E passerà per la storia, raga. Sapere a me va bene, se non mi fai sapere non mi va più bene. Ah, va bene, allora quindi ti mando una raccomandata al giorno prima, va bene? Un fax più che altro. Ah, fax addirittura, faccia il cazzo. No, ma non te preoccupare, non te preoccupare. Che cosa? Mi sono venuto nel culo. Mi suona anche? Fermati. Mi suona anche? Dai, GNG. Ma adesso. Buongiorno. Ma che ce l'avete tutti col culo mio? Ma ce l'avete tutti col culo mio? No, perché oggi è la seconda macchina che mi tampona. Lei più mi suona. Lei mi ha pure suonato il clacson. Vabbè, vada piano.
No, se lo metta un po' la bimbe suona anche. Vabbè. Damo, se ne vale. Vabbè, Jimbo, la prova. Mo che entro ti tampone anche io. Sì, vabbè, tanto oggi. Senza tre. Aggiornata. Però suonami, Fammi, anzi, fammi fare stavolta. Vabbè. Vabbè. Le dico. Gigi, ti dico. Era indeciso se. Era indeciso se tamponarlo o meno. Esatto. A lupo, sì, a lupo. Ma io e dalle al lupo. Io c'avevo paura se sta cosa succedeva. Aspetta, raga, aspettate un secondo. Stava dicendo, c'ho paura che sta cosa succedeva tra te e Rick, che succedeva. Oh, vabbè. Che succedeva? La guerra. No, sto. No, no. Che Rick è in live, Rick ci sta seguendo dai meandri della Rick. Polizia di Stato. No, no, Rick. No, Rick. 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 No, io sto vedendo Rick. Non commentare niente. Io sto vedendo Rick invece che mi guarda la live. Ma perché non si sente? Vale, caserma. A un'altra volta quello. Ce la faccio. sono agitata. No, ma forse è meglio anche che non commento. No, ma poi non dire niente, prego. Almeno adesso no. Ma comunque Neogram che ci chiama a noi in gioco mentre stiamo. Jimbo Tecno! Un secondo, venite? Sì, proprio. A fare la pena. Altro che i led sotto. Ah no, sui fari sono. Certo. Non si c'è un cazzo da fa, no? La sera 90 stacca dal servizio, buon lavoro. Allora, ragazzi, grazie mille per essere stati in live con noi anche stasera. Grazie a tutti coloro che hanno lasciato il loro follow, a coloro che si sono iscritti, a coloro che hanno donato, grazie, a coloro che hanno stato, a coloro che sono passati anche un istante. Noi ci vediamo domani con una prossima live. Buonasera a tutti. Bella, regà, alla prossima.